ragazze, eccoci qua con un nuovo video. Io sono Carita Dolce, la mia sorellina. Siamo qua per farvi un video finalmente di nuovo sui biscotti, perché abbiamo fatto quello là tipo ormai è passato più di un anno, quello proprio dei biscotti classici tipo gran cereale che tutti avete fatto, vi sono piaciuti tantissimo, ci avete bombardato di foto e veramente quel video ha avuto tante visualizzazioni, quindi abbiamo detto è il momento di fare un altro video aggiornato di biscotti più porcellosi e poi soprattutto al cioccolato finalmente come piace a Nancy. Quindi vi facciamo gli originali cookies con le gocce di cioccolato fondente, così stiamo in forma. Comunque, la ricetta di questi biscotti è per me dei biscotti ovviamente super healthy light Carlita style, quindi ovviamente non c'è burro, non ci sono schifezze dentro, ovviamente comunque sono biscotti, però ogni tanto anche i biscotti ci vogliono e soprattutto il cioccolato. Non ogni tanto, spesso. Vabbè, ok, iniziamo subito ragazze, utilizziamo, aspetta che dobbiamo mettere prima 3.000 altre cose e alla fine le gocce di cioccolato. Questa ricetta l'ho scritta io. Bravo. Non la far vedere, tipo come la copiate. Non la copiate. Allora, noi come sempre ci scriviamo sempre la ricettina sui fogliettini volanti e poi li perdiamo totalmente. Allora, farina d'avena, utilizziamo farina di farro, di farro e di avena. Apro un po' sto pacchetto perché la farina d'avena viene buonissima per i biscotti, quella di farro gli dà una consistenza più decisa, come dire, mentre si fa il bagno di farina. Quindi vado a pesare io la farina. Burro, zucchero. Dai, che noi siamo meglio. Sono i farina di avena senza burro. Ah, poi specifichiamo sta cosa della farina. Noi abbiamo utilizzato la farina di avena e la farina di farro perché è quella migliore per i cookies. Ragazze, invece della farina di farro o farina di avena potete utilizzare anche farina integrale semplice o qualsiasi farina avete a casa a vostra disposizione. E soprattutto potete utilizzare o tutta farina d'avena o tutta farina di farro. Vedrete che vi verranno buonissimi lo stesso. Zucchero di canna integrale, che ovviamente è più sano dello zucchero bianco, mi raccomando. Vabbè, latte di soia o latte di avena o latte di riso, una bevanda vegetale. Noi abbiamo usato latte di avena, però è chiuso. È chiuso, se va prima. Ok, perché non l'hai strutturato questo bando? Basta, è finito! Già abbiamo finito! Cioè, incredibile! C'è una manca! Aspetta, c'è di cioccolato! Il lievito! 10 grammi di lievito! Aspetta, dobbiamo prima mescolare, se no si triturano. Non ce la faccio questa niente. Lei queste gocce di cioccolato. Olio extravergine di oliva. Veramente si metterebbe il burro. Deve farlo più leggero, mettiamo l'olio. E andiamo a rompere tutto. A frullare. Che odorino di cioccolato. E ora finalmente gocce di cioccolato. Quante ne mettiamo? Le assaggiate un po'. Un po' tutte. Quante ne mettiamo? Tante, tutte. Dai, metti, inizia a mettere. Non ce la faccio. Vuole mettere tutte le gocce, dai, non tutte. Vai. Abbondante. Sono scesa tantissimo. Mettiamole 100 grammi. 100. Dai, 100. Basta che se le deve conservare. Questo non le mangio dopo. Guardate quante gocce di cioccolato mi ha fatto mettere Nancy. Sono tantissime. Comunque questi biscotti devono essere un po' oleosi, perché i biscotti, questi qua, i cookie, sono proprio al burro. Quindi, oh no, yummy, non vediamo l'ora di mangiarli. Ma guarda, l'impasto sembra proprio quello dei cookies. Sì, è vero, sono buonissime. Ma poi la cosa bella, ci abbiamo messo tipo 3 minuti. Adesso tra poco li mangeremo. Yeah! Molto semplicemente, aspetta, faccio in questo modo. Prendo un po' di impasto e lo lavoro nella mano, vedete, così io li faccio belli grandi, perché Nancy già mi ha detto che li vuole grandi, devono grandi essere grandi. Ma i cookies devono essere grandi. Va bene, grandi, ecco qua, va bene così, ho ancora più grandi. Grandi. Ancora più grandi, ne facciamo uno solo gigante. Anche perché poi un po' cresceranno quando
il cuociono un po' cresceranno, quindi non li fate proprio enormi, sennò diventeranno enormissimi. E non li fate cuocere troppo, altrimenti vengono troppo tacche secche. Esatto, delle tacche secche. Ecco, adesso siamo pronte per infornarli, non devono cuocere tantissimo. Eccoli, sono fatti i nostri biscotti. Li stiamo mettendo nel piatto, sono troppo belli, invitanti. Sono belle? Sono bellissimi. Aspetta, ma bellissimi. Che te parano? Le gocciole, no? I cookie. Ah, le gocciole. Le gocciole. Ecco. No, guarda come sono belli, come sono grandi. Ma come sono belli questi biscotti! Sono bellissimi, sono grandi, pieni di cioccolato, croccanti, buonissimi, profumati. Ragazzi, ci abbiamo piegato, quanto ci abbiamo piegato? Pochissimo. 5 minuti per farli, e nel forno li abbiamo fatti stare una ventina di minuti, massimo 20 minuti, non di più, se no diventano troppo duri, dipende poi dal vostro forno. Mi raccomando, toglieteli che sono anche un po' morbidi, perché poi si induriscono e poi si spezzano, che un piatto. Guardate, sono ancora tutti belli. Adesso sono ancora un po' morbidi perché sono tiepidi. Buono. Buoni. Abbiamo avuto anche l'approvazione di Patito. Buoni. Guarda che si è rubato il biscotto, sto mangiando. Buoni? Sono ottimi. Friati, come se ci fosse il burro, ma non ci avete messo? No, no. Olio. Bel burro. Dai, latte. Fateli che sono troppo troppo buoni. Mi raccomando, lasciate un bel like a questo video e fateci, taggateci nelle foto su Instagram, su Facebook, su Snapchat. Trovate tutti i link qui nel box. Seguiteci. E poi seguitemi anche sul mio nuovo canale. Nuovo canale di Nancy. Alla fine del video trovate la faccina. Iscrivetevi al canale di Nancy. Vi mandiamo un bacione. Ciao.